Le fonti Instant Focus, il nostro approfondimento che oggi ci porta direttamente ad analizzare il mondo del lavoro in Italia, come e quanto è cambiato, quanto si è mosso il mondo del lavoro. Abbiamo alcune notizie di partenza che ci aiuteranno a comprendere questo, naturalmente con varie ed eventuali, magari anche facendoci aiutare da voi attraverso messaggi al nostro numero WhatsApp e sulla nostra live chat di YouTube. Lavoro, mancano laureati e lavoratori specializzati. Questo è un po' il punto di partenza. Vi do qualche informazione in più, una situazione che noi abbiamo riassunto nel nostro titolo, ma che emerge dai dati di Unioncamera e ANPAL, contenuti del bollettino annuale 2022 del sistema informativo Excelsior. Secondo questi dati, nel 2022 la domanda di personale laureato è cresciuta e ha superato le 780.000 unità, un aumento dell'1,4% rispetto al 2021, quindi una bella notizia da un lato, che però perde parte della sua bellezza, della sua positività, per via del fatto che ben il 47% di questi profili è risultato difficile da trovare e questo ha richiesto una ricerca di mesi, quindi questo ha rallentato molto la possibilità da parte delle aziende di assumere personale che fosse specializzato. C'è questo disequilibrio tra domanda e offerta che viene definito mismatch, ma possiamo anche utilizzare la parola italiana disequilibrio che rende l'idea e ha superato la quota del 40% delle entrate complessive. Vi mostro anche il prossimo titolo, facciamo così, poi dopo ripartiamo però da questo. Andiamo a vedere gli altri titoli, ecco cosa cercano le nostre imprese, ovviamente questo lo vedremo insieme, ma l'altro che analizzeremo nel dettaglio è il seguente, le grandi dimissioni, 1,6 milioni in 9 mesi, sono sempre più persone, ci sono sempre più persone che lasciano il posto di lavoro, anche un posto di lavoro fisso, sicuro. Parliamo spesso della precarietà che ancora in Italia esiste, eppure ci sono persone che per varie ragioni, e che andremo a vedere, lasciano il posto di lavoro per non necessariamente per un altro. Ecco, questa è la cosa fondamentale. E poi sono aumentati anche i licenziamenti, ma questa è un'altra storia. Allora, torniamo al primo aspetto, al primo titolo e saluto Maurizio Del Conte, Università Bocconi, professore di diritto del lavoro e presidente AFOL. Maurizio, è un piacere ritrovarti, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Allora, sono notizie ben mirate che però ci danno la possibilità di capire quanto è cambiato il mondo del lavoro. Intanto ti faccio questa domanda molto netta, che però immagino abbia una risposta articolata. È cambiato in questo ultimo periodo il mondo del lavoro? Sì, è cambiato. In realtà il Covid ha accelerato un processo di trasformazione del lavoro che era già in atto, ma che proprio con il Covid e diciamo, lo shock economico che c'è stato a livello globale si è fortemente accelerato. La digitalizzazione ha fatto un passo in avanti di anni rispetto a quello che era il trend evolutivo ordinario e quindi molte professioni oggi sono diventate improvvisamente obsolete e molte altre se ne stanno cercando invece. Se a tutto questo aggiungiamo i fortissimi investimenti dovuti al PNRR sui due assi della trasformazione green e appunto del digitale, è chiaro che la composizione della domanda del lavoro, cioè della domanda da parte delle imprese di competenze sul mercato, è fortemente cambiata. E questo ha in particolare investito le professioni più elevate, quindi compreso tutte quelle che formare le quali c'è bisogno di un percorso di università. Certo, ecco, quindi a me ha colpito subito il dato, uno dei dati che ho riferito poco fa. La domanda di personale laureato è cresciuta. Intanto c'è una doppia notizia in questa frase, al di là del fatto che è cresciuta la domanda di laureati in questo momento, perché era calata prima, si cercavano più persone, non so, mi viene da pensare che fossero bravi nei lavori manuali piuttosto che persone che avevano conseguito una laurea. No, in realtà noi abbiamo sempre avuto una insufficienza di laureati rispetto alla domanda delle nostre imprese. Noi siamo il paese purtroppo in Europa con il più basso numero, no, più bassa percentuale di laureati e tra l'altro abbiamo anche un problema,
come sottolineavi tu prima, di disallineamento delle lauree rispetto alle competenze richieste dalle imprese. Cioè, noi purtroppo abbiamo fatto proliferare una serie di corsi di laurea che molto spesso non danno opportunità ai giovani che lo frequentano, mentre siamo stati avari con quei corsi di laurea che avrebbero avuto invece maggior possibilità poi di creare occupazione. Questo disallineamento è un problema molto serio per un paese come il nostro, che ovviamente vive di competenze, vive diciamo, del sapere e non può permettersi di perdere il treno di questa grande trasformazione digitale, tra l'altro con tutte le risorse del PNRR che sono state messe in campo. Quindi, da questo punto di vista, è assolutamente necessario che la programmazione dell'offerta formativa universitaria si allinei a quello che è il fabbisogno delle competenze di livello superiore, evidentemente espresso dalle imprese. Molto spesso c'è troppa, diciamo, autonomia da parte delle università, che preferiscono a volte favorire i propri docenti e le aspirazioni di carriera dei propri docenti, che magari hanno un certo particolare interesse a insegnare un certo corso, che però non ha un riscontro nel mondo reale. Ecco, ci vorrebbe una maggior, diciamo, presenza del Ministero della università nella programmazione dei corsi e nella selezione, e quindi poi in definitiva nel finanziamento. Ecco, sì, un'università è una scuola in generale con tutti i corsi di formazione vari che fosse più, che andasse più a braccetto delle, reali esigenze, anche se poi oggi Maurizio, confermami, se è corretto, insomma, è ancora più complicato perché il mondo del lavoro si evolve, più velocemente rispetto a una volta, proprio per le nuove professioni, per professioni legate alle nuove tecnologie che chiaramente di giorno in giorno cambiano la loro veste, no? Quindi, però è una necessità, questo però dobbiamo farlo a prescindere. Assolutamente. L'università, in generale la formazione professionale, sono strumenti abilitanti, cioè non sono str gli strumenti dell'ultimo miglio. Non è che uno esce con un titolo di studio e sa fare un mestiere, però ha le capacità poi di apprendere quelle ultime competenze necessarie per fare il mestiere, perché si è costruita una solida architettura di nozioni specialistiche che gli consente poi di accrescere continuamente la propria formazione. Ricordiamoci, il concetto di formazione continua è quanto mai attuale, anzi dovrà diventarlo sempre di più. Non è più immaginabile archiviare l'età dello studio nella parte, diciamo, nella prima parte della propria carriera lavorativa e poi vivere di rendita, perché i saperi cambiano in continuazione e c'è bisogno di essere costantemente aggiornati. Ma è fondamentale partire da una robusta formazione di base, e questa si fa appunto nel percorso formativo, nel percorso universitario. Maurizio, ma non dobbiamo farla necessariamente adesso, una domanda giusto, più generale. Allo stato dell'arte è possibile, andare a stabilire quali sono le competenze principali che vengono richieste? Cioè, mi riferisco al secondo titolo, cosa cercano le imprese? Cioè, è possibile proprio stilare una sorta di, la chiamo classifica, ma insomma, lista più che classifica, ecco, oggi. Allora, intanto io vorrei dare un'indicazione di tipo generale. Qualunque competenza richiesta deve essere una competenza formata, nel senso che non è pensabile di proporsi oggi sul mercato del lavoro senza delle specifiche capacità, indipendentemente dal livello, diciamo, di professionalità. È chiaro che non sono tutti ingegneri nucleari, ma anche diciamo, le mansioni meno elevate, meno complesse, ma devono essere specializzate. Quindi, se vuoi fare, se lavorare come receptionist in un albergo, beh, devi studiare, devi formarti, devi avere le, diciamo, competenze, i saperi che sono oggi richiesti per fare quel tipo di mestiere. Quindi formazione su tutta la scala delle competenze. E d'altra parte, se dobbiamo vedere dei grandi trend, diciamo dei grandi macro settori, beh, l'abbiamo detto tante volte, le competenze STEM cosiddette, cioè le competenze, diciamo, matematico-ingegneristiche digitali. Sicuramente oggi va molto anche la competenza formativa.
C'è bisogno di formatori, c'è bisogno di competenze linguistiche, lo sappiamo ormai in un mondo globalizzato, Certo. questo è un requisito indispensabile. C'è anche bisogno delle cosiddette competenze soft o le cosiddette soft skills, cioè capacità di lavorare in gruppo, capacità di risolvere problemi, capacità di essere leader di un team, insomma, capacità che non sono necessariamente legate a un lavoro, ma che sono legate al saper lavorare in un'impresa. Ripeto, c'è spazio. Oggi il mercato del lavoro, per fortuna, è ancora in forte espansione. C'è molta domanda. Si fa fatica a soddisfare questa domanda, ma c'è bisogno di tanta formazione, qualsiasi sia il mestiere che uno Quello intende. sicuramente, ecco, questo è importante. Magari poi cercheremo di approfondire anche questo aspetto per dare delle indicazioni pratiche a chi ci segue, perché è importante in un momento in cui, insomma, comunque si respira ancora timore per il futuro. Un'altra notizia è quella che abbiamo visto inizialmente, le grandi dimissioni. Allora, è un termine che deriva dall'americano Great Resignation. Abbiamo anche una prima grafica, andiamo a parlarne facendoci aiutare da alcuni numeri che arrivano dal Ministero del Lavoro, come vedete. Allora, continua ad aumentare il numero di persone che lasciano il posto di lavoro. Questa è una diciamo che negli Stati Uniti è noto questo fenomeno, in Italia non è della stessa portata, ma dopo la pandemia anche in Italia si lascia maggiormente il lavoro. Allora, oltre 1,6 milioni le dimissioni nei primi 9 mesi del 2022. E mettiamolo a confronto con il 2021, parliamo di un più 22%. Le motivazioni sono tante, noi abbiamo messo in primo piano per scelta, per necessità, dove la parola scelta fa pensare, no? Perché quando c'è la necessità, ovviamente è più logico, tra virgolette, anche se poi logico non è la parola giusta, magari lasciare un posto di lavoro per un altro, perché no, che ci offre maggiori opportunità. Ma per scelta, non sempre la scelta è determinata dal fatto che ci venga proposto un altro lavoro, ma è perché non stiamo più bene dove siamo e quindi piuttosto preferiamo, diciamo, ricercare benessere e lasciare un posto che non ci soddisfa. Dopo ti chiedo se è vero, Maurizio, quindi insomma mi dirai anche tu. Vediamo anche il cartello numero 2 che però ci dà l'altro aspetto della medaglia. Sono aumentati anche i licenziamenti, non solo le dimissioni volontarie. Tra gennaio e settembre 2022 sono state circa 557.000, nel 2021, anche qui facciamo un confronto, erano stati licenziamenti 379.000, parliamo di un più 47%. Riguarda sia gli uomini in prevalenza sia le donne. A spingere questo, secondo gli osservatori, da un lato può essere stata la ripresa occupazionale dopo la caduta con la crisi Covid, con maggiore mobilità e opportunità anche per chi vuole cambiare lavoro, soprattutto per i profili tecnici e specializzati. Quindi diciamo che si mettono poi nello stesso pacchetto, insomma, entrambe le cose. Quindi diverse esigenze, per così dire, sia da parte dei lavoratori che da parte delle imprese. Allora, un commento da parte tua, Maurizio, aggiungiamo anche altri elementi, questi sono quelli che fanno più riflettere, no? Oggi si lascia più facilmente il posto di lavoro, nonostante si parli di precarietà e di difficoltà a trovarlo, perché poi dobbiamo analizzare entrambi i punti. Sì, naturalmente parliamo sempre di fenomeni ai margini, perché non è che tutti oggi si stanno dimettendo, che ci sia un sostanziale abbandono del posto di lavoro. C'è una quota di lavoratori che si muovono nel mercato del lavoro. E da un certo punto di vista questa è una buona notizia, nel senso che vuol dire che finalmente per qualcuno, e come sempre per chi ha qualcosa da spendere nel mercato del lavoro in termini di saperi, di competenze, è possibile scegliersi il lavoro per come lo si vuole e non semplicemente essere scelti dal datore di lavoro per necessità. Cioè, in un momento in cui c'è una forte domanda da parte delle imprese, che l'abbiamo detto, fanno fatica a trovare, è chiaro che il potere contrattuale del lavoratore che ha delle competenze da spendere aumenta e quindi può giocarselo sul mercato del lavoro. Quindi può chiedere condizioni migliori in altri posti, evidentemente, se il posto in cui si trova non gliele offre. Da questo punto di vista, noi dobbiamo tener conto di un dato, che l'occupazione complessiva sta aumentando, è aumentata, quindi vuol dire che noi non stiamo perdendo posti di lavoro per questo fenomeno delle dimissioni, perché se cresce il numero degli occupati in termini assoluti, evidentemente non c'è una perdita secca, ma c'è
una mobilità, cioè le persone si spostano e tendenzialmente si spostano verso i posti che sono più gratificanti in termini naturalmente retributivi, ma anche magari di condizioni organizzative, tipo lo smart working o altre possibilità di conciliare meglio i tempi di vita e di Ecco, la lavoro. richiesta della possibilità di poter lavorare anche in smart working rimane sempre in pole position, perché insomma ne abbiamo parlato anche in altre volte. Durante i colloqui pare che soprattutto i più giovani chiedano, ma non solo in realtà, perché poi è cambiato molto il modo di lavorare e c'è questa ulteriore possibilità dopo la pandemia. Appunto, pare che si chieda questo, cioè le opzioni che poi ci garantiscono un maggior benessere, no? Nel corso della nostra esperienza lavorativa. Sì, io credo che non ci sia nessun capo del personale che non sappia che oggi, quando apre una posizione e quindi offre un posto di lavoro, deve anche comprendere un pacchetto di smart working, perché se no non è attrattivo. Oggi, le persone, soprattutto i giovani, paradossalmente, vogliono avere più libertà di gestire il proprio tempo di lavoro. Naturalmente questo comporta uno scambio di responsabilità, cioè c'è naturalmente una maggior richiesta di verifica del risultato, cioè se tu vuoi stare a casa, ok, ma poi mi devi produrre il risultato che ti chiedo indipendentemente da dove tu svolgi la tua attività di lavoro. Quindi c'è un maggiore ingaggio da questo punto di vista, c'è una richiesta di più tempo e soprattutto più di autonomia proprio nella gestione del rapporto di lavoro. Quindi io credo che con il post-Covid, il post-pandemia, lo smart working sia ormai diventato un fenomeno strutturale del nostro mercato del lavoro, col quale faremo i conti sempre di più nel Certo, futuro. ma soprattutto per i lavoratori che magari non abitano vicino al lavoro, no? C'è meno dispersione di energie legate proprio al viaggio, al tragitto, anche alla possibilità di rimanere bloccati per la strada e poi di arrivare nervosi. Insomma, diciamo che bisogna valutare tantissime questioni. Voglio mettere in relazione, prima di salutarti Maurizio, due o tre questioni che prima hai detto e che secondo me sono di fondamentale importanza. Tu hai parlato di intanto l'occupazione che è aumentata, quindi non stiamo assistendo a una perdita di posti di lavoro e questa è una bella notizia, ma hai parlato di potere contrattuale, se ho capito bene, che aumenta, quindi un lavoratore, da cui si determina maggiore mobilità, può essere più portato a chiedere, no? Ciò di cui ha bisogno quando valuta un posto di lavoro. Ma questo non va a cozzare, per così dire, contro i discorsi che facciamo spesso sulla precarietà del lavoro in Italia, cioè il fatto che, o è anche della mancanza di formazione adeguata, no? Di cui parlavamo poco fa, cioè il fatto che il potere contrattuale aumenti determinerebbe, almeno così, nelle intese, una formazione di un certo tipo e quindi io posso permettermi di chiedere, però dall'altra parte abbiamo una visione anche diversa, cioè il fatto che invece in Italia siamo un po' carenti da questo punto di vista e siamo precari. Ecco, come combiniamo i due aspetti? In realtà è una polarizzazione del mercato del lavoro, cioè non è che sono tutti più competenti o che sono tutti più precari. Purtroppo c'è una fetta del mercato del lavoro che è precaria e che purtroppo molto spesso è anche quella composta dai giovani, perché sappiamo che ai giovani vengono riservati i contratti più precari e sui giovani si investe poco nel nostro paese, e invece c'è una parte di lavoratori più esperti che hanno da spendersi nel mercato del lavoro le proprie competenze e quindi che riescono effettivamente a migliorare la propria posizione. Questo comporta, come dicevo prima, una polarizzazione, cioè da una certa parte c'è chi sta meglio, dall'altra parte la coda bassa, come si dice, c'è chi sta peggio. Naturalmente bisogna lavorare su questa coda bassa, perché questa parte, diciamo, di lavoro povero è una piaga nel nostro mercato del lavoro, è una piaga per il paese in realtà, perché è chiaro che non è su questo che si crea lo sviluppo, non è che su questo che si crea la ricchezza e non è nemmeno su questo che si può creare la competitività delle nostre imprese. Noi non possiamo competere, le nostre imprese italiane non possono competere al ribasso sul costo del lavoro, devono competere al rialzo sul valore
del lavoro e del prodotto venduto. Quindi dobbiamo sempre di più fare investimenti in tecnologia, in ricerca e sviluppo. Leggevo l'altro giorno che l'Italia spende in un anno 25 miliardi di euro in ricerca e sviluppo. Amazon nel 2020 ha speso, solo Amazon, in ricerca e sviluppo 35 miliardi di dollari. Ora capiamo che Amazon spende una volta e mezzo quello che spende l'intero sistema in Italia di ricerca e sviluppo. Questo vuol dire che noi non accresciamo il nostro patrimonio di competenze e sufficienze. Ok, va bene Maurizio, grazie come sempre per aver fatto il punto con noi. Mi piacerebbe, come detto poco fa, approfondire anche più nello specifico cosa le imprese stanno cercando proprio in termini di caratteristiche mirate. Magari lo faremo a breve, così diamo delle informazioni anche un po' più di servizio. Peraltro tu lo fai già in quanto Presidente Afol, insomma, raccogli le richieste, le necessità, e quindi credo che poi si traduca tutto questo in praticità e che è quello che serve ogni giorno in questo momento. Grazie a Maurizio Del Conte, Grazie a te, Onestà grazie a voi. Bottoni, professore di diritto del lavoro e presidente Afol, per la ricerca e la formazione. Buona giornata, a presto sulle fonti TV.